Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now. Continuiamo il gameplay di Watch Dogs 2. Allora. Dunque, con le mutande a rosa ci muoviamo nella che sembra essere la nostra base, tipo. Allora, lo start, apriamo il nostro cellulare che è il menu. Fotocamera. Possiamo farci selfie. Guarda che cagata. Dai, direi qua. In base alla foto abbiamo dei follower. No, è incredibile. Possiamo muoverci. Gesto. Galleria. Accendiamo un po' di foto. Vabbè. Esploreremo poi più tardi tutte le varie applicazioni. Dunque, App Shop. Che cos'è sta roba? Scout X. Esplora il mondo con Scout X, l'app preferita di ricognizione urbana per trovare punti di interesse famosi e ottenere follower. Director Scott diventa la star del tuo film personale con Director Scott. Dovresti vivere attraverso la cinepresa. Installiamo. Song Sneak. Installiamo tutte le app. Ok.
Oh, basta con i selfie. DedSec per sempre. Alcatraz. Non with all. Ah, queste sono le abilità. Ah, no, è una guida. Songslick. Lab shop, ok. Seleziona la del maps. Visita negozi e chioschi di abbigliamento. Di San Francisco. Quindi noi ci troviamo a Marin, che è un isolotto, no, non un isolotto, è una penisola. Questa deve essere Alcatraz. Qui c'è Oakland e qui San Francisco. La Silicon Valley. Vabbè. Ok. Sausalito. Ma dove siamo? Noi siamo... C'è pure il tempo, 64 gradi, Fahrenheit, sole. Compra pantaloni nuovi in un negozio di abbigliamento. Ok, noi siamo qua. Negozio di abbigliamento che è qui. Abbiamo fatto il trasporto rapido. Certo, andare in giro in mutande non è che sia il massimo. Che cazzo di video? Sì, fai così! Esclusive. Abbigliamento da investigatore. Possiamo sbloccarlo? Ah. Ah, ok, gli altri pacchetti si devono acquistare. Questo invece ce l'abbiamo con la versione che abbiamo comprato, è gratuito. Vabbè, lo faremo un'altra volta, dai.
compriamo un po' di robette, vediamo un po'. Possiamo scegliere lo stile DedSec o varie. Pilestock. Stile DedSec, ok. Maschera la volpe. Quella che aveva Hayden Pierce. Ehi, puoi cambiarti sul retro. Grazie mille. Ciao. Ok. Bene, direi che abbiamo fatto, no? No, occhio, muoviti tu. Puoi farti sotto? D'accordo, cazzo, dai! Hai capito? Eh? Ti distruggo. Ok, rubiamo una moto. Ok, accella, frena, frena a mano. Vado indietro, cambio visuale. E per scendere? Idiota! Fammi vedere cosa sai fare! Aspetta, cosa? Ah, con Y. Che cattiva! Sei una schifosa! Così impari a scappare. Ok, che dobbiamo fare? Vieni qui! No, no, no! Dati chiave al G-Housebot. I dati chiave servono a sbloccare alberi di abilità specifici nell'app. Tutti i dati chiave sono unici. Stiamo come mappa. Ah, è questo. Diciamo che come agilità è sicuramente molto più agile di Hayden. Secondo me hanno usato un po' un sistema di gioco tipo quello di Assassin's Creed Unity e Syndicate. Che dobbiamo fare, raga? Non ho capito.
Ehi, puoi cambiarti sul retro. Grazie mille. Cosa? Dobbiamo comprare un altro paio, per forza, non quelli del Dezzak. Prendiamo questo. Ok, Sitara, ma dove sei? Ti mando la posizione e il codice per la porta. Quello si rialza e mi torna sotto. Io penso, ecco fatto, stavolta sono morto. Ex membro delle forze dell'ordine. Vabbè. Hackerspace, diceva. Vabbè, vicino, diciamo. Dobbiamo andare a San Francisco. Ok. Cominciamo a prendere mano col sistema di guida. Per attraversare il Golden Bridge, ragazzi. Almeno uno che non può andarci davvero lo vede nel gioco. È un po' come essere lì. Le strade in salita. Di San Francisco. Mano, solo che mi suona. Armi ora finalmente. Oh, sono deciso. Finalmente anche nei veicoli possiamo usare le armi.
vai sulla strada, cazzo! Fanculo! Oh! Ah! Aggiungi l'hacker space del DedSec. Sì, abbiamo sbagliato completamente. Oh! Hard deco. Cazzo, che merda. Non lo so. Non ci posso credere. Ai, ai. Scusa, non volevo pestarti i piedi. Oh, vaffanculo! Non ci credo che sono stato io. Sarà stato un terremoto. Io non avrei mai fatto un errore del genere. Ho dovuto sverniciarlo tutto e ripartire da zero. Ah, che palle. Però tocca dire che il mio esercito in miniatura è bellissimo. Il tuo mazzo non va. Hai troppe carte. Ecco, guarda. Devi togliere tutte le carte palude. I mostri che hai lì non valgono niente. E ottieni solo un negozio di videogiochi. Di più uno. Cioè dovresti di pescare giochi. Più tre in meno di quattro in generale. Ehi, ti va di farti un turno? Ci manca giusto un giocatore. È uno di quei nuovi giochi tedeschi. Hai presente? Oh, ma è Free Road. Ha vinto un Golden Ace. Mi piacerebbe, ma adesso vado di fretta. Fa niente. No! Che cazzo fa? Mi ha tirato un pugno. Perché? No, scusate, non volevo. Ma che succede? Vabbè. Si rimetterà, tranquillo. Hanno chiamato la polizia o sbaglio? Vabbè. Ehi! Era ora. Josh e io ne abbiamo parlato. E dato che da un sacco che vogliamo metterlo in culo alla Bloom. Allora, servono due cose per distruggere la Bloom. Convincere la gente che hai ragione e che non sei solo un troll. E un sacco di bot per gestire i dati elaborati dal CTOS. Grazie, Josh. Abbiamo passato la notte a modificare la tua app, così i tuoi follower la scaricano e noi possiamo usare i loro processori. Ma è tutto vero, facciamo sul serio. Certo che facciamo sul serio, svegliati. Esatto! I barbari sono alle porte, pronti a far saltare un po' di teste romane. Ci concentreremo su alcune operazioni d'alto profilo, perché se la gente vede e ride, poi si scarica la nostra app. Giusto? Tranquillo, inizieremo con una cosa divertente. Marcus! Eccoti qui, vivo e vegeto. Non ci contavo dopo il tuo giretto. Vieni qui, devo mostrarti una cosa. Dimmi. Ammira! La nostra app di ricerca open source. Ecco, beh, tutti noi qui condividiamo i punti deboli che troviamo e incoraggiamo gli altri a condividere lavoro, ricerche, eccetera. Ok, ma che fa un'app di ricerca? Amplia le conoscenze? Ci rende irresistibili agli occhi di chi ci piace? Cosa? È un po' come conosco il Kung Fu, insomma. Se il Kung Fu fosse di moda e non facesse così 1999? Certo. Sblocca un'abilità con l'app ricerca. Oh, il vecchio caro albero delle abilità. Ok. Controllo remoto. Hack veicoli. Ingegneria sociale. Disservizi città. Modder, botnet. Precisione di tiro. Vediamo. Controllo ambientale. Comanda remoto per gru, carrelli e piattaforme elevatrici.
Zero, perfetto. Ammira le vette della tecnologia. Stampante 3D? Questa è la regina delle stampanti. Può produrre un intero arsenale di armi letali. Sul serio? Già, se sai usarla, voilà! L'hipster mercante di morte. Mi piace, ma non sono un hipster. Sì, se ne sei convinto tu. Ora prova a farci qualcosa, ma senza ucciderci. Stampa il jumper radiocomandando e un'arma. Stampante 3D. Ah, quindi è il nostro negozio di armi e gadget. Minchia, quanto costa? 67.000. Se l'ha messo nel culo. Adesso un'arma. Che è sta cosa? Pistola. La ruota dell'equipaggiamento per equipaggiare gadget e armi. Vieni premuto la freccia in su, apri la ruota. Quadrirotore e prendo il controllo. Ecco, questo cos'è, il jumper? Che figata. Dici questo? Ah, possiamo fare anche delle mosse. Va bene. Parla con Orazio. È bello avere un altro fratello qui. Felice di essere qui, davvero. Siete tutti hacker? Beh, è un requisito minimo per entrare nell'hacker spazio. Ognuno è specialista in qualcosa. Prendi Josh là in fondo. Passa il tempo a costruire cose fuori di testa. Ora è alle prese con un drone da paura. E Branch? Anche lui se la cava. Ma è più bravo a smontare. E Sitara? È un artista e ne sa un sacco di grafica. Senza di lei, il DedSec se ne andrebbe in giro senza un volto o una voce. E tu, invece? Qual è il tuo superpotere? Coordinatore tattico. O mandriano di gatti, scegli tu. Porto il DedSec dove ha maggiore impatto. Conosci il Primate? Sono degli hacker stronzi e figli di puttana. Sì, mi sono già scontrato con loro. Non è stato piacevole. Questo è il mio Marcus. Contattami quando sei pronto per partire e ti dico tutto. C'è sempre qualcuno che dà la caccia al Primate. Il tuo aiuto gli farebbe comodo.
e attività online sono icone viola su Nadel Maps. Operazioni coop, ruba dati, unisciti alla polizia per dare la caccia ai rivali, aiuta un alleato DedSec. Del DedSec. Sono, diciamo, missioni secondarie, diciamo. Missioncine. Visita la bacheca dei follower. È pazzesco, giusto? Questo posto è pazzesco. Prima tenevamo traccia dei newsfeed qui, ma ora è la bacheca dei follower. E ci dice se siamo di moda? No, no, si basa su dati certi. Sai, come quanta gente ha scaricato la nostra app e quanta potenza di calcolo abbiamo. Fico. Ah, a proposito, sto mettendo l'app del DedSec sul tuo telefono proprio ora. Quando è pronta, aprila, clicca dove è indicato e poi vai al parco, così la proviamo. Molto bene. Ah, un'altra cosa. Ti metto un reminder nel telefono, così ti ricordi che cosa vogliamo. Cioè, la potenza di calcolo per fermare la Bloom. Ok, scarichiamo l'app. App DedSec. Operazione principale elimina la Bloom. Una passeggiata. Aspetta a te rendere il DedSec famoso a San Francisco. Più visibilità ottieni con le sue operazioni, più botnet potrà usare per organizzarle. Usa l'app DedSec per tracciare una nuova missione. Raggiungi il mission Dolores Park. Ok ragazzi, il video si conclude qui. Commentate, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo gameplay. Ehi, come va la vita?